Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione quando si firma un contratto discografico? In questa breve guida, tutti quegli elementi importanti che sono presenti in ogni contratto legato ad un'uscita e come prestare particolare attenzione soprattutto per evitare fregature di cui purtroppo la storia musicale ne è piena. Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Che tu stia facendo il primo brano dalla tua cameretta o che si tratti di una grande produzione, ci sono alcuni elementi comuni in tutti i contratti discografici. È bene imparare a leggerli questi contratti perché poi si possono creare dei problemi difficilmente risolvibili in futuro. E poi un altro aspetto è che la musica fa percorsi molto strani nel tempo e dello spazio, quindi può tornare utile aver presente ciò che hai firmato al momento dell'uscita del brano, perché poi non si sa quel brano che giri possa fare e quando poi ti possa tornare utile riprendere in mano il contratto. Innanzitutto c'è una distinzione fondamentale tra royalties e diritti d'autore. Ora il termine royalties si traduce più o meno come diritto d'autore, ma teniamo distinti quella che è la proprietà del brano, quindi chi l'ha scritto proprio, sia la parte musicale che la parte testuale eventualmente, e chi ha prodotto quella particolare versione che viene messa sul mercato. Perché? Per quanto riguarda l'autore, c'è quella che in Italia è la SIAE, che stabilisce le varie percentuali e soprattutto divide i proventi di ciò che viene ripartito in base alle pubblicazioni e le programmazioni del brano. L'altra parte riguarda invece la vendita per supporti oppure i proventi derivati dallo streaming musicale. L'esempio più facile per far capire di cosa si tratta è: se te fai un remix o una cover di un brano già famoso, i diritti d'autore spettano completamente a chi quel brano l'ha ideato, mentre ciò che deriva dalle vendite o dagli ascolti viene diviso tra te e l'etichetta discografica con cui esci. Ora, se si tratta di un brano che fai te da zero, che pubblichi autonomamente, tutto ciò si somma e non hai da dividere niente con nessuno. Però molto spesso quando si tratta di un'uscita un pochino più articolata sono molti soggetti coinvolti e allora nel contratto sono esplicitati tutti. Se la parte autoriale se ne occupa la SIAE, della parte delle royalties devi guardare bene cosa c'è scritto nel contratto. Di solito è metà rimane all'etichetta, poi anche lì possono essere vari soggetti, ma lasciamo stare per il momento, e la metà va a te o gli altri produttori che sono con te. E quindi questo è un primo aspetto da tenere bene in considerazione. Un altro aspetto riguarda la quota minima che viene pagata di volta in volta. Perché? Una casa discografica ha tantissimi brani in giro e magari su tantissime piattaforme, sia online che offline, quindi periodicamente, in genere ogni 3 mesi, vengono fatti dei report e difficilmente uno si manderà 7 centesimi ogni 3 mesi. C'è una quota minima, che di solito sono 100 euro, al di sotto del quale si crea un monte che viene lì, che si accumula fino a che questa cifra non viene raggiunta. Anche questo è un particolare che viene scritto nel contratto, quindi non ti lamentare se poi non senti niente per mesi, perché magari non hai ancora raggiunto la quota minima per poter essere pagato. Ed è normalissimo, certe volte ci metti anni prima che il brano rimanga lì, che matura solo pochi euro e poi a un certo punto finisce negli ascolti di qualche playlist importante e allora inizia a vederne i frutti. Però c'è una quota minima che di solito è 100 euro, comunque è bene cercarla scritta da qualche parte. Ora, i contratti sono molto diversi tra le etichette straniere e le etichette italiane. Intanto le etichette straniere non hanno il discorso della SIAE, o comunque la Colletting lavora in maniera molto diversa da quella di casa nostra.
In teoria saremo più bravi noi perché viene tutto messo per iscritto, anche con tutta una serie di fogli, eccetera. In pratica, ci sono tanti aspetti che si perdono e quindi molto probabilmente una semplificazione potrebbe essere utile. Comunque, anche in un contratto che di solito è di poche pagine, come quello con un'etichetta straniera, ci sono questi aspetti importanti da tenere in considerazione. Quindi, una volta valutato le percentuali e la quota minima del pagamento, c'è l'aspetto della durata del contratto. Durata di varie cose, per esempio, per quanto i diritti del brano sono esclusivi di quell'etichetta, di chi è la proprietà del master e per quanto tempo. Quindi vuol dire che te, se esci con un'etichetta, non puoi dopo pubblicare il tuo brano da qualche parte in maniera autonoma. Deve sempre essere l'etichetta a fare questi passaggi e se l'etichetta ha i diritti esclusivi di quel brano, può decidere di pubblicare anche laddove a te non piacerebbe, proprio per aumentarne la diffusione. Però, dopo un certo periodo di tempo, a questo punto te puoi riacquisire gratuitamente i diritti del tuo brano e decidere di pubblicarlo autonomamente o dove vuoi. Un altro aspetto importante riguarda quando quel brano deve uscire, perché non è che nel momento in cui firmi, subito il giorno dopo il brano è online o disponibile. E certe volte possono passare anche anni, allora devi capire bene dopo quanto tempo l'etichetta è tenuta a far uscire quel determinato brano, pena la rescissione del contratto. In generale c'è scritto di cosa si occupa l'etichetta e di cosa no, perché può succedere che all'inizio te sei un produttore qualunque di cui anche magari nessuno sente il bisogno, diciamo così. Poi però se il tuo nome inizia a girare, può essere l'etichetta che abbia modo di sfruttare questo fatto che della tua aumentata popolarità. C'è scritto nel contratto cosa spetta fare all'etichetta e cosa no. Non ti puoi andare a lamentare dopo se una etichetta pubblica un vecchio brano di cui non ti interessa più o comunque che hai cambiato completamente genere, perché magari ne ha diritto per un periodo limitato di tempo. Allo stesso modo, te potresti lamentare il fatto che per un certo periodo di tempo l'etichetta non ha fatto tutto il possibile per far girare il brano. E allora a quel punto potresti decidere di voler tornare te in possesso e di promuoverlo come meglio credi. Però fino a un certo momento ci sono delle limitazioni che sono scritte nel contratto. Se ti accorgi che il tuo brano inizia ad avere un certo riscontro, e ora è facile vederlo con gli streaming che alcuni dati sono pubblici, a questo punto te puoi chiedere conto all'etichetta perché un tot numero di streaming equivale a comunque dei proventi di cui ti dovrebbe essere reso noto. Bisogna guardare nel contratto anche lì cosa c'è scritto. Se l'etichetta è tenuta a darti un resoconto in un periodo determinato del tempo oppure se devi essere te a farlo. E poi, oltre a una quota minima, c'è scritto quali documenti devi portare per poter effettivamente riscuotere dei soldi, quindi può essere una fattura o una ricevuta da poter consegnare. In generale bisogna stare piuttosto attenti a ciò che si ha in giro, perché appunto i brani potrebbero avere dei percorsi imprevedibili che a distanza di molti anni iniziano a dare qualche frutto, di qualsiasi tipo, semplicemente di popolarità o anche effettivamente un ritorno economico. E allora è bene essere consapevoli di ciò che ci spetta, quando e perché. E quando scadono i termini di un contratto si può decidere se ripubblicare, rifare un'edizione oppure gestire diversamente quel brano lì, se ha ancora un senso. È sempre bene leggere attentamente ciò che c'è scritto nel contratto, soprattutto se si tratta di poche pagine come quelli generalmente le piccole etichette straniere per essere tutelati al massimo ed evitare brutte sorprese. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.